Ciao! Allora, nuovo video richiesto da voi, ma che comunque io tenevo moltissimo a girare, è quello sui miei prodotti da mare, quelli che utilizzo per abbronzarmi o comunque per proteggermi. E oggi è ufficialmente il primo giorno d'estate e dunque cominciamo subito a farvi vedere i prodotti che porterò quest'anno io in spiaggia. Allora, io vado a fasi di protezione. Inizio con una protezione medio-alta, comunque non altissima, perché essendo mora con gli occhi scuri non ho bisogno di avere una protezione 50 perché non mi brucio a quei livelli. Però parto da una protezione 30. Quest'anno utilizzerò la Protectil Vegetal Spray 3 in 1 protezione alta SPF 30 della Yves Rocher. Ringrazio tantissimo Giusy della pagina YR Vivere la Natura per avermi fornito i solari quest'anno e utilizzerò questa. In realtà l'ho già utilizzata, l'ho utilizzata una volta e mi piace tantissimo perché è spray, quindi non devo andare ad applicarla sulle mani, magari mi entra all'interno delle unghie. È molto comoda, la applico direttamente sul corpo, la spalmo e sono a posto così. L'ho messa anche a dura prova, nel senso che l'ho utilizzata anche, so che non si dovrebbe esporre nelle ore tra le 14 e le 15, però io l'ho fatto utilizzando questa protezione comunque medio alta e mi sono trovata benissimo perché non mi sono ustionata per nulla, proprio completamente, mi sono protetta e ho raggiunto anche un pochettino di colore sano, leggero comunque l'ho raggiunto e quindi mi è piaciuta molto. Anche l'odore non è molto di abbronzante, è abbastanza leggero, delicato, quindi utilizzerò, la continuo ad utilizzare e mi piace molto. Poi, andando per gradi, utilizzerò successivamente, dopo la terza, la quarta applicazione, una protezione media. Quest'anno utilizzerò la crema corpo media protezione, appunto, SPF 15 della Guam. Mi è stata inviata dall'azienda, che ringrazio, e non l'ho ancora provata perché appunto sono ancora in fase di protezione medio-alta. E dunque la utilizzerò, ho già sentito l'odore, è più un odore di abbronzante questo, più un odore dei classici abbronzanti, però sembra essere abbastanza carina almeno dall'odore, altro non posso dirvi perché ancora devo utilizzarla, comunque sarà la mia protezione media di quest'anno. Poi successivamente, quando già mi sono colorita un pochino, quindi già sono alla sesta, settima esposizione, allora lì vado di oli. E quindi, siccome non me la sento subito di utilizzare un olio senza protezione, vado ad utilizzare un olio che comunque ha una protezione sì, ma bassa. Quest'anno utilizzerò, sempre della Yves Rocher, il Protectil Vegetal, olio abbronzatura intensa con SPF 6, quindi ha comunque una protezione bassa, che mi consente di averla comunque minima, quindi un minimo di protezione c'è, però mi consente di prendere un bel colorito sano. Questa, a differenza degli altri, non è spray e si deve applicare proprio con le mani e sono contenta perché magari un po' di protezione me la dà all'inizio, quando già sono scuretta, ma ancora neanche tanto. Successivamente invece passo a un abbronzante senza filtro. Purtroppo io lo devo fare perché essendo comunque medio chiara non vado io a raggiungere un colorito scurissimo, quindi per avere un colore scuro, perché comunque mi piace essere scura a fine estate, vado ad utilizzare un unguento. Questo è quello concentrato super abbronzante della Collistar. È senza filtro, quindi state attenti perché questo non contiene proprio nessun filtro di protezione. Io questo proprio lo utilizzo come ultimo step quando la pelle è già bella abbronzata di suo, quindi proprio per ultimarla, per dare quell'aspetto dorato e anche duraturo nel tempo. Questa, vi dicevo, l'ho acquistata lo scorso anno e l'ho utilizzata moltissimo, l'ho utilizzata molto il mio ragazzo, mi sono trovata benissimo, ha una consistenza proprio gelatinosa, un profumo buonissimo di abbronzante proprio vero e proprio e vi dà un colorito veramente dorato, bellissimo e duraturo, quindi proprio per chi vuole abbronzarsi proprio tanto è consigliatissima, però mi raccomando, è senza filtro, quindi mai per le prime esposizioni, mai neanche se avete la pelle troppo chiara che non tende quasi mai ad abbronzarsi ma solo a bruciarsi. In questo caso evitate perché questo proprio vi farà ustionare la pelle, quindi mi raccomando. Quando ritorno dal mare ho sempre la pelle molto secca, soprattutto quella delle gambe. Allora, sulle gambe vado ad applicare sempre un olio e alterno olio di cocco con olio di argan che mi vanno a nutrire benissimo le gambe, oltre a lasciarmi quell'aspetto unto che proprio mi piace quando c'è lievemente, quando c'è un po' di abbronzatura mi piace. Per il corpo, che comunque sì, si secca, però non in maniera
altissima, vado a utilizzare semplicemente un doposole. E quest'anno utilizzerò sempre questo delle Yves Rocher Protective Vegetal Doposole Prolungatore, quindi questo dovrebbe essere un doposole che oltre a nutrire la pelle comunque in maniera leggera, perché è leggerissimo, è fresco, ha anche un buon profumo, sempre delicato comunque, dovrebbe prolungare anche la bronzatura. Io questo l'ho già utilizzato, mi è piaciuto tantissimo, perché proprio mi ha nutrito la pelle il giusto senza appesantirmela, perché in estate non vogliamo qualcosa che appesantisca, ma semplicemente che dà un tocco di idratazione, e quindi questo sarà il dopo sole che utilizzerò quest'anno, appunto. E passiamo al viso. Il viso per me è importantissimo proteggerlo, sapete la mia fissa appunto per tutto ciò che riguarda il make up, e dunque per me avere un viso che sia protetto, che non abbia ustioni, è importantissimo, anche il resto del corpo, però il viso in maniera particolare. Allora io alterno all'inizio due protezioni viso, queste due, partiamo con ordine. La prima, la Bioline SPF 30 Sun Defense protezione alta, proprio crema viso adatta. E questa di qua, devo essere sincera, io non la utilizzo tantissimo, la faccio utilizzare più che altro al mio ragazzo che ha la cute che tende a bruciarsi, proprio a scottarsi, quindi la utilizza lui sulla cute. Io non la utilizzo tantissimo perché in realtà per il mio tipo di viso, riapplicando la crema più volte al giorno, va bene anche per le prime esposizioni una SPF 15, quindi in questo caso io utilizzo questa della Clinians, trattamento protettivo viso, mani e décolleté, che ho trovato l'anno scorso nel giornale con il giornale Grazia. E la protezione 15 va bene perché comunque io la applico la mattina prima di andare al mare, la utilizzo proprio come una normale crema mattutina da giorno. E poi la riapplico durante il giorno e mi trovo benissimo perché la pelle proprio non si ustiona completamente, mi prendo quella bronzatura del viso graduale, quindi sono a posto. Questa ha un PAO di 12 mesi, però ragazze io non sto molto dietro ai PAO, nel senso che il PAO deve essere messo dietro ogni prodotto per legge. E il PAO, per chi non lo sapesse, la scadenza del prodotto stesso, però se il prodotto non presenta puzze particolari, non ha cambiato colore, non ha cambiato consistenza e soprattutto continua a svolgere la stessa qualità di prima, nel senso che io l'ho utilizzato una volta per andare al mare e l'ho utilizzato spesso per andare in campagna e non mi sono mai scottata, quindi se continua a essere ancora buono io lo utilizzo, anche perché ancora sta finendo, cioè, già sta finendo, quindi ormai lo finisco e mi trovo molto bene con questo. Arrivata a casa poi ovviamente ho anche la pelle del viso secca e quindi vado, dopo averla detersa bene, dopo averla lavata bene con un buon detergente, perché anche se io non mi trucco mai per andare al mare, però la pelle si prende di salsedine, quindi io vi consiglio di fare un vero e proprio struccaggio, come se dovreste rimuovere del trucco, quindi fare tutto una detersione approfondita. Vado ad utilizzare una crema nutriente, in questo caso vi mostro questa dell'Anthos, ma può essere una qualsiasi crema nutriente, questa è bio, che appunto va a idratare benissimo la pelle e a togliere quell'effetto secco e leggermente tirante che proprio mi sento salendo dalla spiaggia. Un prodotto importantissimo per me che mi porto sempre al mare, proprio rinfrescante, che mi dà una botta di vita, la conoscerete tutti, è l'acqua termale di Aven. Questa è nel formato travel size, è 50 ml, è comodissimo perché io lo butto lì in borsa e ce l'ho sempre dietro. Questa è fantastica perché io la metto dentro la borsa frigo, precedentemente l'ho messa nel frigo e ho addirittura nel freezer, stando attenta a non dimenticarla, nel freezer. E quindi la vado poi a vaporizzare tutta sul viso, lo fa anche il mio ragazzo, e proprio è un toccasana per la pelle, perché magari stando tante ore sotto il sole è bruttissimo avere quella sensazione proprio di caldo, afoso. Poi io non sono neanche un tipo che riesce a stare molto sotto il sole, perché proprio ho fatica, quindi questo prodotto davvero mi salva la vita, davvero consigliato proprio da avere, da buttare lì in borsa. Mi raccomando, proteggere sempre quando andate al mare, cosa che non si fa spessissimo, capelli e labbra, anche quelli si scottano, anche quelli si danneggiano. Allora, per le labbra io, oltre a consigliare i burri cacao classici che utilizzate appunto per andare a proteggere le labbra, io ne consiglio uno con SPF, questo in particolare è l'Ultra Protection Blistex con SPF 30. Ha una protezione altissima, io mi trovo benissimo, certo è un burro cacao corposo, nel senso che lo sentite sulle labbra, forma quasi quella sorta di patina che comunque va a proteggervi, non vi scotterete assolutamente le labbra, potete stare proprio lì messe sotto il sole, ma le labbra non le risentono.
è davvero davvero buono. Questo è buono anche perché va bene anche per l'inverno, quindi anche quando vado in montagna, se c'è freddo, se c'è vento, proprio è per le situazioni più estreme, è fantastico. L'ho trovato in farmacia, proprio nelle farmacie che trattano il marchio, ma comunque ce ne sono di molti altri tipi con fattori di protezione. Io vi consiglio proprio di prenderli perché sono davvero davvero buoni. Per la protezione dei capelli, oltre ad utilizzare i famosi oli che possono essere quelli naturali, quindi l'olio di cocco, l'olio di argan, che possono andare sempre a nutrire e a proteggere il capello, io consiglio sempre di utilizzare anche qui un olio con filtro di protezione, anche basso. Ora, questo che ho io non so se ha filtro di protezione, purtroppo non c'è scritto, è questo di qua della Paul Mitchell, è nella confezione proprio questa di qua piccola, anche questa credo sia il travel size, ed è fantastica perché la porto dietro, io lo vaporizzo su tutti i capelli molto spesso durante il giorno, soprattutto sulle punte che sono quelle che proprio vanno a danneggiarsi e a seccarsi prima, o subito dopo ogni bagno, ma anche tutte le varie protezioni subito dopo il bagno dovete riapplicarle sempre durante la giornata e mi trovo bene. Inoltre è anche profumatissimo, mi lascia i capelli belli profumati, mi piace, quindi adesso lo sto per terminare, ma comunque ci saranno altri prodotti che utilizzerò, quali framesi, altri prodotti che ho comunque messi da parte. Un prodotto invece che vi consiglio di avere assolutamente è lo Sunscreen Stick SPF 15 della Kiko Cosmetics in questo caso, ma ne esistono di vari marchi, con SPF 50. È importantissimo avere uno stick che abbia una protezione altissima. Io questo l'ho preso perché sia io che il mio ragazzo abbiamo i tatuaggi, quindi lo vado a proprio a stendere sul tatuaggio stesso per proteggerlo, ma si può utilizzare anche nel contorno occhi, nel contorno labbra, nelle zone comunque più delicate del viso. È un prodotto passepartout che secondo me si deve avere, quindi mi raccomando, prendete un prodotto che almeno abbia una protezione altissima, in modo tale che in quelle zone un po' più particolari voi andate lì ed è qui è come se il sole andasse proprio a battere contro quel punto e torna indietro, perché proprio con questa protezione andate sul sicuro, non ci sono problemi. E con gli abbronzanti, con tutto quello che porto al mare, io ho terminato qui. Però ci sono ragazze che io so che odiano il mare, che non amano stare sotto il sole, che comunque vorrebbero avere una bella pelle abbronzata perché comunque è estate e ci piace vederci con un colorito più estivo, appunto. E allora esistono gli abbronzanti fai da te, gli abbronzanti da casa. Io sono sempre stata molto scettica ad utilizzarlo perché ho sempre pensato un prodotto comunque con schifezza all'interno, lo vado a mettere sulla pelle, questo si assorbe, mi è sempre dato fastidio. E quest'anno invece l'azienda Natures, che è comunque un'azienda bio di prodotti che non contengono schifezze, appunto, mi ha inviato queste gocce di sole, fluido corpo e gambe, autoabbronzante ultra rapido con olio di argan, olio solare. Questo prodotto io l'ho utilizzato questa domenica, essendo stata impossibilità di andare al mare, ho deciso appunto di provarlo. E allora, come applicazione dovete andarlo a stendere in maniera uniforme su tutto il corpo, mi raccomando, stando bene attente, proprio in tutto il corpo, uniformemente, perché all'inizio questo prodotto non vi colora. All'inizio sembra che state applicando una crema idratante, bella fresca, profumata, che non sta andando a colorare. Quindi mi raccomando, uniformemente stendetelo. E una volta che lo avete applicato, evitando le zone quali i talloni, le zone dell'interno braccio, io sono stata furbissima proprio ad applicarlo qui e quindi mi sono macchiata in questa zona e in questa zona del polso, mi sono completamente macchiata, quindi mi raccomando evitate questa zona perché questa zona in realtà è quella che non si abbronza, quindi una ci poteva anche arrivare, però io me lo sono andata a mettere anche qui. Comunque, e mi sono macchiata e vi posso assicurare che se vi macchiate vi resta per 4-5 giorni, comunque vi rimane, ve lo tenete, quindi state attenti a cospargerlo bene, proprio davvero farlo assorbire bene e metterlo nei punti giusti soprattutto, e attenzione anche a lavarvi subito le mani, quindi subito dopo che l'applicate andate a levare bene le mani, perché sennò tendete a macchiare il palmo della mano e anche questo vi posso assicurare si macchia. E quindi lo applicate, io poi, siccome sono more e capelli scuri, ho deciso di fare una seconda applicazione per dare un colorito un pochettino ancora più ambrato. Quindi, facendo passare 2 rette, l'ho riapplicato nuovamente, sempre stando attenta, sempre applicando in maniera uniforme su tutto il corpo. E il risultato è stato che ho avuto una pelle bella abbronzata.
quasi come di fine estate, quindi davvero una bronzatura molto bella che ho dovuto poi uniformare al viso perché non va messa sul viso questa, quindi mi ritrovo il viso bianco e il resto del corpo scuro, quindi ho dovuto uniformarla con delle BB cream o comunque delle creme colorate che andassero a uniformare il tutto. Però comunque è stato un bel risultato, è durato una settimana perché vedete ormai io non ho più niente. Come va via? Va via semplicemente lavandosi, facendo la doccia con le varie docce, piano piano tendo ad andarsene nelle zone dove un pochettino magari tendo ad andarsene meno, quindi nei gomiti e nelle ginocchia, che sono anche le zone quando lo applicate su cui dovete insistere di più per farle aderire bene, se no si macchiano anche, e lì potete utilizzare un buon scrub, quindi scrubate bene il corpo, ma io vi consiglio proprio per toglierlo tutto in maniera uniforme di fare uno scrub completo. Io vedete, ieri sera ho fatto uno scrub completo, adesso io non ho più niente, l'abbronzante se n'è andato completamente. Comunque mi sento di consigliarvelo, è un prodotto buono, certo per le prossime volte sarò più attenta ad applicarlo nelle zone giuste e a lavare soprattutto bene le mani dopo che l'ho applicato, e però per il resto mi sono trovata bene, diciamo perché per tutte quelle ragazze che non amano star sotto il sole ma vogliono un colorito da spiaggia va benissimo. Quindi io ho terminato qui, spero tanto di esservi stata utile, che questo video vi possa servire. Mi raccomando, proteggetevi sempre sotto il sole. E diciamo che quando si è giovani si tende a non mettere la crema, non la metto, cosa sarà mai una scottatura, e poi va via, mi metto qualcosa di rinfrescante, non succede nulla. Ma quando si è giovani, poi con l'andare del tempo si vedono i risultati, la pelle invecchia prima, cominciano a spuntare le prime rughe, e questo è il problema. E pensiamo, se avessi saputo quando ero giovane mi sarei protetta. Quindi mi raccomando, prevenire è sempre meglio che curare. Vi mando un grosso bacio, vi rimando al prossimo video. Ciao!